Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati! Undertale, da quanto tempo è che non ve lo porto Undertale? Dove mica sono? Ah già, Snowdin, è vero. Sì, ho perso un po' la percezione del tempo. Dov'è che dovevo andare? Ah già, a casa di Papyrus, ancora là che mi aspetta. Paziente tipo. Saranno passate 2 settimane? Da quando non vado... Eccolo qua. Cosa vuoi? Quindi sei tornato indietro per vedermi? Deve essere una cosa molto seria. Ti ho portato in un posto molto speciale. Un posto dove spendo moltissimo tempo. Dove? Grebiscom. Cosa? È tornato indietro. Casa mia. Capito. Cos'è? È un casino. No, non l'ho letto. Ve lo leggo dopo. Aspetta. Ok. È un casino sporco con una serie di foglie sopra. Sense. Tira su tuo casino. Ok. Non portarlo indietro. Spostalo. Ok. Non spostarlo di 2 centimetri. Spostalo in camera tua, ok. E non portarlo indietro, ok. È ancora qui. Non hai detto. Non hai forse detto di non portarlo indietro in camera mia? Dimenticalo. Che cazzo. Qua. Benvenuto nella mia. Benvenuto a vedere casa mia. Divertiti e prenditi il tuo tempo. Qui c'è un cestino. Questo è il cestino. Sentiti libero di visitarlo qualsiasi. Di visitarlo sempre. Un cestino, grazie. Impressionato? Ho aumentato l'altezza del mio lavandino. Ora posso metterci più ossa sotto di lui. Guarda un attimo. Cosa? Prendi quel cane. Ok, è scappato. Maledizione. Sense, smettila di plagiare la mia vita con musica accidentale. Come ho fatto a tradurla questa? E qua? Ah, interessato nel museo del mio cibo? Per favore. Osserva la mia arte culinaria. Metà del frigo è riempito di di scatole con scritto spaghetti. L'altra metà contiene niente, ma non contiene nulla, ma un sacchetto vuoto di patatine. Ordinati come questo. Oh, è il mio favorito, il mio show favorito. Dice state sintonizzati per un nuovo programma MTT Metton, probabilmente. Cosa? Di solito è meglio di questo. Questo è solo un brutto episodio, non giudicarmi. Calma, è un libro di scherzi. Guardiamolo. Dentro c'era un... cosa? Dentro il libro di scherzi c'era un libro di fisica quantistica. Qua di dentro? Dentro il libro di fisica quantistica c'era un libro di scherzi. Qua di dentro? C'è un altro. Basta. Ok. Questa è camera sua, scommetto. Questa è camera mia. Se hai finito di guardare in giro, possiamo andare dentro e fare after, che ne so. Come un vero paio di amici. Che schifo che l'ho tradotto. Andiamo dentro, dai. Ah, interessante come camera. Questo? Non è quella... Non è bella quella bandiera. Una l'ha trovata alla baia. Penso sia dal mondo degli umani. Ora, so cosa stai pensando.
Perché una bandiera umana dovrebbe avere uno scheletro così figo sopra? Beh, ho una teoria. Penso che gli umani debbano discendere dagli scheletri. Niente, ah, che paura. Ah, sì, action figures. Un grande riferimento per scenari di battaglia teorici. Perché non così tanti? Beh, diciamo che sono. Ah, che me ne ha dati un. Un uomo sorridente cicciottello che ama sorprendere le persone. Sì, giusto. Babbo Natale. Ah, questo è il mio letto. Se mai andrò sulla superficie, mi piacerebbe guidare giù per una lunga autostrada. Vento in faccia, sole sulla mia pelle e naturalmente è solamente un sogno. Quindi piuttosto non ho capito. E mi mettono tutte parole che non capisco. Questo cosa c'è? Non ci sono scheletri nel mio armadio. Tranne me a volte. Guarda nell'armadio. Ah, i vestiti sono tenuti in modo ordinato. E questo cos'è? Ehi, quelli sono tutti gli attacchi che ho usato contro di te. Oh, vai, bella memoria, vero? Sembra che sia stato proprio ieri. Anche se è appena successo. Ah, l'internet. Sono abbastanza popolare lì. Sono a un passo da un numero a due cifre di follower. Naturalmente la fama ha un prezzo. Un troll geloso ha. Sta insidiando la mia persona online. E mi manda sempre brutti scherzi vabbè, quello là. Vabbè, credo sia sense, credo. Possiamo finire? Dunque, se hai visto tutto, possiamo cominciare? Cominciamo. Ok, cominciamo. Adesso cosa c'è? Ecco. Quello. Non l'ho mai fatto prima d'ora. Ma non preoccuparti. Non puoi dire preparato senza dire molte lettere del mio nome. Cosa c'entra, scusa? Ho comprato la guida ufficiale di fare after con gli amici hangout, credo sia. Vabbè. Uscire, che ne so, ma siamo in casa, quindi sì, quindi non ha molto senso. Siamo pronti ad avere un bellissimo momento. Vediamo. Primo. Ah, premi C sulla. Vabbè, ok. Ok. Cos'è tutto sto casino? Oh, mi sento così informato. Penso che siamo pronti per il 2. Chiedili di uscire. Umano. Io, il grande Papyrus, uscirò con te, ok. Davvero? Sì! Sembra che sia il momento per la parte 3. 3? Mettiti dei buoni vestiti per far vedere chi sei. Penso. Aspetta un secondo. Indossare i vestiti. Come si chiama Ribbon? Quel fiocco sulla tua. Quel fiocco nei tuoi capelli? Stai indossando vestiti proprio ora. Non solo quello. Prima di oggi stavi indossando. Vestiti? No, può essere? Avevi sempre voluto uscire con me. Sì? No, l'hai pianificato tutto.
Sei molto più bravo a uscire di me. No! Il potere della tua amicizia! Ah, gli ho tolto tanto. Niente. Non pensare che tu mi hai battuto. Io, il grande Papyrus, non sono mai stato battuto a uscire. Sì, quello. Ma sono male. E mai perderò. Posso facilmente tenerti testa. Vedi? Anch'io posso indossare vestiti. Infatti, indosso sempre i miei vestiti speciali sotto i miei vestiti normali. In caso che qualcuno voglia uscire, come te. Indietro. Ah, complimenti. Cosa pensi del mio stile segreto? No! Un complimento! Ma però, gli ho detto tanto, eh. Comunque. Non capisci il potere nascosto di questi vestiti. Comunque. Quello che ho appena detto è invalido. Questo inglese americano non lo capisco. Finché non troverai il mio segreto. Ma questo non succederà. Mio cappello? Mio cappello? Mio cappello! Comunque, hai trovato il mio segreto, lo sapevo già, forse. Penso di non avere scelta. È un regalo. Un regalo solo per te. Sì. Spaghetti. È quello che stai pensando, vero? Giusto. Ma anche molto sbagliato. È solo un piatto di vecchia pasta. È il lavoro di un artigiano. Spaghetti. Finemente messi in una ciotola di legno, boh. Cucinati da me, Master Chef Papyrus. Umano, è tempo di finire tutto questo. Non c'è modo che tu possa progredire. Mangiali. Perché fa schifo. La tua faccia si raggranzisce tutta. Sa indescrivibilmente. Che espressione passionale devi promuovere la mia cucina. E dunque anche me. Forse anche meglio di come faccio io. Dai che lo stiamo facendo fuori. Oddio, l'abbiamo fatto fuori. Questa contava come boss fight, mi raccomando. Umano, adesso basta, sei completamente ossessionato con me. Perché tutto bianco? Tutto quello che faccio, tutto quello che fai, tutto quello che dici. È stato tutto per sake. Vabbè. Umano, voglio che anche tu sia felice. È tempo per me di esprimere i miei sentimenti. È tempo che io ti dica. Io, Papyrus. Non penso tu che ti importi molto. Ma forse un po'. Sei una brava persona. Sono felice che siamo amici. Ma penso che tu puoi raggiungere il tuo potenziale massimo se stai da solo. Piuttosto che stare con me. O che stare solo con me, cioè. Non so la soluzione. Dovresti uscire col mio capo, Undyne. Non credo sia una buona idea. Così puoi usare la tua energia di amico molto di più. E avrai uno stile di vita più sano, sì. Diventa amico con Undyne. Tu mi mandi al massacro, lo sai? Oh, e se hai bisogno di me, eh? Ecco, c'è il mio telefono. C'è il mio numero di telefono. Puoi chiamarmi quando vuoi. Platonicamente. Comunque, devo andare. Ah.
È finita sta boss fight? Voglio andare da Sense. Cosa mi dice? La porta è chiusa. Che peccato. Ora, dopo aver perso tempo, possiamo andare di qua? Sì, credo che possiamo andarci. Oddio, guarda il blocco di... Sempre velocità del blocco di ghiaccio. C'è ancora la nebbia? Ah, la nebbia è già sparita, ok. Ecco, di qua dovevamo andare. Se non sbaglio sono le cascate, probabilmente. Ah, e... Chi è sto qua? Yo, stai cercando anche tu? Incredibile. Lei è la migliore, giusto? Voglio essere proprio come lei quando cresco, quando divento grande. Non dire ai miei genitori che sono qua, eh. Questo che è? Questo è un fiore, ecco. Ripete l'ultima cosa che ha sentito. Sempre, sì, continuamente. Ecco qua, Sense. Cosa? Cosa? Non hai mai visto uno che ha due lavori? Fortunatamente. Fortunatamente due lavori significano due volte. Significano legalmente due pause. Ma vado da Grillbis. Vuoi venire con me? Sì, dai. Ok, se proprio insisti. Ok, e ne andrò dal lavoro. E andiamo da Grillbis. Di qua, sono scorciatoia. Teletrasporto! Veloce, eh? Ehi, tutti! Ehi, Sense! Ciao, Sense, ciao, Sense, sì, grazie. Grazie, non cagatemi, eh. No, sono qua, sono appena caduto nell'underground, ma grazie per non avermi salutato. Ah, ehi, Sense, ma non eri qua? Non eri qua per colazione qualche minuto fa? Nah. Non ho fatto colazione in almeno un'ora e mezza. No, in mezz'ora, scusa. Forse stai pensando del brunch. Oh, tutti gridano in modo strano. Ecco, siediti. Bastardone. Ops, guarda dove ti siedi. A volte qualcuno... Qualche stramo mette cuscini scorreggioni sugli sgabelli. Chi è stato? Comunque ordiniamo. Cosa vuoi? Bugger, chi è che ordina solo patatine? Ehi, sono bene. Grilby, ordiniamo due burger. Ora è scappato, dobbiamo aspettare. Quello era un pettine. Dunque, cosa pensi di mio fratello? È ok. È ovvio che è figo. Tu saresti anche tu se indossassi quei vestiti ogni giorno. E pensa addirittura che toglierli sia una cosa che... Ah, si toglie quei vestiti solo se deve assolutamente farlo. Ma comunque, almeno li lava. Nel senso che si fa la doccia mentre li indossa. Questo è considerato lavarli? Sì. Ecco, è arrivato l'ordine. Vuoi un po' di ketchup? Buon appetito. Tutti il ketchup. E tutto il ketchup va sul tuo cibo. Forget the budit, che... Puoi avere il mio. Non ho fame comunque. Sì, qua è pieno di ketchup, caso. Sei qua per un... Comunque, figo, no? Devi sapere che papà Hiro ci prova davvero tanto. Proprio come si prova a essere una guardia reale. Un giorno, quando è andato a casa del capo della guardia reale, gli ho chiesto di lasciarlo entrare. Naturalmente, lei gli ha chiuso la porta in faccia ed era mezzanotte. Ma il giorno dopo lei si è svegliata e ha visto che lui era ancora lì ad aspettare. Vedendo la sua dedizione, ha deciso di dargli un allenamento da guerriero. È comunque un lavoro in corso. Un altro modo per dire che fa cagare.
Sì. Oh sì, comunque voglio chiederti una cosa. No, drammatico adesso. Drammatico. Hai mai sentito parlare dei fiori parlanti? Dunque, sei tutto di quelli. I fiori eco. Sono presenti in tutte le cascate. Se gli dici qualcosa, loro lo ripetono per sempre. E quello? Beh, papà era smerito qualcosa di interessante l'altro giorno. Qualcosa quando nessun altro era in giro. Un fiore è apparso, e gli ha sussurrato qualcosa. Avvertimento, incoraggiamento, predizioni, come si dice? Strano, eh? Qualcuno deve usare quel fiore per prenderlo in giro. Tieni, stai attento, ok? Grazie. Ok, fine drammatico. Comunque, è stata una bella pa lunga pausa. Non posso credere di essere andato via dal lavoro così tanto. No, comunque, sono al verde. Puoi pagare tu il conto. Sono solo 10.000. Stavo scherzando. Grillby, mettilo sul mio conto. Detto anche non pagherò mai. Comunque, vorrei dire qualcosa, ma mi sono dimenticato. Cioè, poi te voglio vedere un attimo se riesco a prendere. Sono già spariti. Ora possiamo andare. Dove dobbiamo andare? Che non ho ancora trovato Andain. E siamo già a 22 minuti. Vi rendete conto? Abbiamo perso un po' troppo tempo. Quindi un peccato che finisca così presto questo episodio, davvero. Prima trovo Andai, faccio qualcosina, dopo finiamo qua. Così perché dai, non posso fare un episodio dove dovevo principalmente andare a trovare Andai e non trovarla. E qua che è? Ah, ok, qua c'è un passaggio sotto. Ponti. Qua c'è un... Cos'è questo? Sì, ho visto qualcosa dietro la cascata. Ah, c'è qualcosa dietro la cascata. Ok, vediamo un po' cosa c'è. Perché c'è sempre qualcosa dietro la cascata. Infatti, c'è un tutù per terra. Lo prendi? Ovviamente sì. Hai preso il vecchio tutù. Com'era? Com'era? Ah, eccolo qua. Usa. Così abbiamo anche più difesa. E sono contento. Andiamo avanti. E qui? Sì, è qui, tranquilli. Questo è Papyrus. Sì, si vede. Ciao Undyne, sono qui col mio rapporto giornaliero. Sai quell'umano di cui ti parlavo l'altro giorno? Eh? L'hai combattuto? Sì, l'ho fatto. L'ho combattuto validamente. Cosa? L'hai catturato? Beh, no. Ci ho provato davvero molto, Undain, ma alla fine ho fallito. Cosa? Dovrei prendere tu l'anima dell'umano. Ma Undain, non devi per forza distruggerli, vedi? Vedi? E si è cagato in mano. L'ho visto. Ho capito. Ti aiuterò come posso. Cazzo. Porca troia, ma è bardata sotto una corazza sta qua. A finire che non gli posso far niente. Tattica del cacciatore. Stai fermo, non fare nulla. La prima volta quanta scaga avete avuto qua. Qua sparisce. Teletrasporto, non lo so. Ancora qua. Ah, hai visto come ti stava fissando? Era fantastico. Sono così geloso. Cosa hai fatto per ottenere la sua attenzione? Avanti. Andiamo a vedere
Andiamo a vederla battere qualcuno. Battere nel senso combattere qualcuno, non in quell'altro brutto sensaccio. Oh, finiamo qua, mi dispiace che sia durato così poco, ma farli di 40 minuti sono un po' troppo, perché se no non li carico più i cosi. 25, qua così devo farli al massimo, se no. Vabbè, esclusi i gameplay, perché là sono su PS4. E vabbè, ho peccato, volevo farlo di più, ma abbiamo perso tempo con Papyrus Ascens. Va bene. Ci vediamo al prossimo episodio, cercherò di farlo il prima possibile per correggere, per rimediare qua. E ciao a tutti.